Dalla presentazione di Super J risalente a qualche mese fa, per la prima volta abbiamo ospite nei nostri studi Filippo Lucci, presidente nazionale Corecom, che ringrazio anche Grazie perché ci ha raggiunto in condizioni difficilissime e con un tragitto fatto in brevissimo tempo. Quindi grazie come sempre per la tua cortesia. Ci chiedevamo sulla sigla, ma di quante cose vogliamo e possiamo parlare? Io credo che sia facile parlare con te di comunicazione intanto. In un mercato, il nostro mercato, il mercato della televisione, che, diciamocelo francamente, non attraversa un grandissimo momento a nessun livello. È difficile fare televisione, è costoso fare televisione, la crisi ovviamente c'è, nonostante tanta buona volontà da parte, tutto sommato, ministeriale e vostra del Corecom. Secondo te c'è una soluzione al problema, o meglio, vedi una strada da dover percorrere affinché anche la televisione cominci a recuperare un po' di terreno che ha gioco forza perso? Intanto grazie dell'invito e salutiamo tutti i telespettatori che ci guardano. Fino a poco tempo fa parlare di comunicazione significava parlare a noi stessi, ossia agli addetti ai lavori. Oggi parlare, grazie a Dio, parlare di comunicazione significa anche rivolgerci ai cittadini e raccontargli di opportunità che attraverso il nostro lavoro quotidiano, ecco, possiamo in quale modo possiamo interagire e incidere nella vita di tutti i giorni, perché comunicare significa sempre di più crescita, sviluppo, trasparenza, lavoro, sappiamo quanto è importante. E ovviamente informazione, quindi oggi parliamo anche di televisione e questa domanda mi permette anche di dire di dare un dato freschissimo che ho potuto registrare questa mattina e che in qualche modo contraddice quello che tu dicevi all'inizio, ossia della crisi del settore. Noi in Abruzzo registriamo un aumento di fatturato delle emittenti televisive di 9 emittenti su 13, quelle che abbiamo, diciamo, nelle graduatorie dei contributi ministeriali, in aumento del 30%. Quindi è un dato incoraggiante in un momento di gravissima crisi economica. Le aziende chiudono, quelle che non chiudono i rubinetti e quindi decidono di non investire in pubblicità, in comunicazione. È un errore anche questo è un errore, perché proprio nei momenti di crisi bisogna investire di più e puntare sulla comunicazione. E certamente ci sono degli spazi e la vostra iniziativa qui in Val Vibrata ne è un esempio. Cioè rilanciare nel migliorarsi, negli investimenti, in quello che significa anche nuovo personale, nuove figure, nuove tecnologie, nuovi studi, quindi qualità dell'informazione, più programmi, più contatto con il territorio. Più si è vicini al territorio, più le televisioni locali svolgono il loro ruolo centrale per le quali sono nati e che negli anni poi in molti casi hanno perso. Quindi raccontare il territorio, farsi paladini del territorio, valorizzare le eccellenze, ma raccontarlo poi anche fuori dai confini, partendo però da una partecipazione con il cittadino, con le istituzioni locali, è fondamentale. Io vi seguo, state facendo un lavoro molto importante, lo fate anche con orgoglio e questo è con passione, questo è fondamentale. La Val Vibrata aveva bisogno di questo e il settore in generale ne aveva bisogno. Poi questa intuizione di raccogliere l'Abruzzo e le Marche, questa zona di Cerniera, quindi da confine a Cerniera, proprio come raccordo, nuova visione del futuro e nuove possibilità di crescita attraverso un maggiore dialogo e raccontare le esperienze, ritengo che sia veramente un'intuizione, ripeto. Io voglio parlare di Super J, figurati se non voglio io, e lo faremo dopo, però io un breve passo indietro devo farlo, perché sì. Mi insegni che leggere i numeri e fermarsi alla lettura dei numeri spesso trae in inganno. Sono troppi gli esempi di emittenti radio televisive, non soltanto abruzzesi, che invece rasentano quasi lo sdegno professionale. Scusami, cioè noi abbiamo colleghi non sottopagati, di più, regolarizzazioni contrattuali che non esistono,
situazioni di crisi aziendali conclamate, ufficialmente dichiarate, prendere atto del fatto che gli operatori di rete che hanno titolo a usufruire dei benefici di legge riescono a far registrare incrementi di fatturato del 30%, insomma delle due l'una c'è qualcosa che non quadra. Il presidente del Corecom giustamente deve attenersi a quelle che sono i bilanci, ma sono la realtà quotidiana, che sono certificati e depositati, la realtà quotidiana però dice altro. Allora io, siccome il territorio lo vivo, mi rendo conto che qualcosa non quadra. Secondo te cosa non quadra? Direttore, aumentano i fatturati, aumenta il contributo pubblico, diminuiscono le garanzie per i lavoratori e quindi per i cittadini, perché meno giornalisti, meno tecnici, meno informazione di qualità, meno libertà anche nel poter affrontare il lavoro quotidiano, che è molto delicato. Su questo stiamo facendo una riflessione molto profonda a livello nazionale. Era la stessa riflessione che facevo io, forse. Molto profonda, perché negli anni questa legge che significa finanziare per oltre 100 milioni di euro le televisioni in Italia attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico e i Corecom, che poi redigono le graduatorie, va rivisto. Questo è stato il mio primo impegno appena mi sono insediato. Che significa scontrarsi con poteri molto forti, quelli dei gruppi editoriali che vivono esclusivamente di contributi pubblici, che percepiscono il contributo e se lo, come dire, una volta preso lo investono in altre attività, non quelle editoriali, e questi ovviamente hanno lavorato e continuano a lavorare affinché questo sistema rimanga invariato in questo modo. Io voglio anche ricordare che la mia presidenza nazionale si è caratterizzata per un recupero di risorse e di burocrazia in termini di tempistica che è eccezionale, perché dopo 10 anni abbiamo recuperato 3 annualità di ritardo, ossia il Corecom approvava nel 2009, nel 2010 la graduatoria 2007, annualità 7, 8, 7, 6, 5, 2007, 2006, 2005. Nel 2013 noi abbiamo approvato la graduatoria 2012, nel 2014 approveremo la graduatoria 2013-2014. Adesso abbiamo approvato quella 2013 a febbraio. Complimenti, perché io ho vissuto ottobre, i 3-4 anni di ritardo, quindi so cosa vuol dire. Ottobre noi approveremo la graduatoria 2014, quindi è un risultato di recupero eccezionale. Stratosferico. Anche per le emittenti significa poter contare su un'entrata, certa, importante, e negli ultimi 2 anni su una doppia entrata. Certo, perché adesso c'è anche quella dell'avvento del digitale. Quest'anno ci sarà quindi il 2013, il 2014 entro fine anno, e per l'Abruzzo il digitale, che significa un altro 1 milione di euro. Risorse quindi veramente significative e importanti. Ecco, noi la scorsa settimana tu facevi riferimento a un incontro del coordinamento, abbiamo detto al Ministero che noi non siamo più disponibili a realizzare le graduatorie e a lavorare, quindi 4-5 mesi con le strutture a pieno regime dedicate esclusivamente a questa attività, se il regolamento e il bando sulla 448 non viene rivisto e rivisitato completamente. Non siamo più disponibili perché non vogliamo essere complici di istituzioni che danno molto ad alcuni editori che, ripeto, non investono, non danno garanzie, non fanno programmazione e di qualità. E vivono di quello. E quindi via i cartomanti che sono tornati. Io mi ero fatto vanto negli anni passati di essere riuscito in Abruzzo ad azzerare quasi completamente questo fenomeno. Ripeto, io non ho niente contro i cartomanti che mi scrivono, protestano, che parlano anche del loro lavoro e delle loro difficoltà. Non ho nulla, perché io ho rispetto chiunque, ci mancherebbe. Ma chi percepisce contributi pubblici così importanti, c'è bisogno di rispettare le regole e di dare anche un segnale, no? Si può fare più informazione, più intrattenimento, di qualità, e quindi investire su altro. Se noi oggi accendiamo le televisioni abruzzesi alle ore 14:30, 15 del pomeriggio, io invito i telespettatori a farlo, si renderanno conto che ci sono moltissimi padellari e trasmissioni. Ormai l'autoproduzione sta a poche emittenti, questo è il vero problema. E questo stona con i soldi pubblici che dovrebbero essere giustamente mirati. Ma stona anche col fatto che registriamo degli incrementi di fatturato, come ci dice
il presidente Lucci, da un lato è un peggioramento della qualità media del servizio. Sì, insomma, perché, però, perché diciamo anche perché gli editori sono pochissimi gli editori puri che fanno vogliono fare informazione, ma hanno altri interessi. Quindi la televisione è uno strumento di potere da una parte, e dall'altra è diventata anche uno strumento di introito, di risorse per poter investire in altre attività. Ripeto, questo fenomeno deve essere interrotto. I Corecom non sono più disponibili a fare questo. Il Ministero ci ha risposto: ok, esatto, noi prendiamo le vostre proposte, perché noi siamo ormai 13 anni che facciamo le graduatorie. Siete del campo. Ogni volta ci ritroviamo con i ricorsi da parte di alcuni emittenti a livello nazionale, perché non siamo noi a redigere il bando, e fanno sempre gli stessi errori al Ministero, dove rispondono poco, dove dico molto difficile dialogare, migliaia e migliaia di dipendenti che in molti casi non so effettivamente cosa fanno per la pubblica amministrazione. Questo l'abbiamo detto, ma con questa semplicità, ma con molta determinazione, noi non potremmo essere più complici di questo fenomeno. Avete fatto delle proposte? Proposte molto chiare. Allora, noi non spetta il compito di entrare nella premialità, ossia nei criteri esatti di attribuzione, che oggi sono riferiti esclusivamente al fatturato e ai contratti dipendenti, alla tipologia del contratto e al numero. Però abbiamo detto che c'è bisogno intanto di un accordo quadro Ministero e Corecom per chiarire i compiti. Due, c'è bisogno di un piccolo budget da distribuire ai Corecom per anche utilizzare professionalità, quindi mirate al personale, del 2%, del 3% del budget. E la terza proposta è entrare anche, ascoltare i nostri criteri, che vanno semplicemente sulla qualità dell'informazione. Quindi trovare una formula che possa premiare chi fa autoproduzione di qualità, ampliare anche a soggetti che non sono proprietari, come posso, concessionari di frequenze, ma che svolgono questa attività a pieno diritto, come possiamo dire, con grande professionalità, con impegno di energie, con impiego di energie e di economie. E quindi queste sono le nostre indicazioni che abbiamo dato, che sono state tutte recepite, devo dire. Per intenderci, non più solo operatori di reti, ma anche fornitori di servizi, come nel nostro caso. Esatto. Anche perché chi riesce a mettere in piedi un operato da fornitore di servizi, è chiaro che lo fa con un solo scopo, quello di fare informazione. Cioè, mettersi in questo mondo oggi vuol dire provare a fare qualcosa di nuovo. Il Ministero pensa all'audience come un parametro. Non tutti sono d'accordo su questo. Io tagliandomi un po' le gambe da solo, dico, forse sono con coloro che non si trovano molto d'accordo, perché magari tu l'audience la costruisci anche in base alla copertura territoriale. Sì. Un fornitore di servizi non ha oggi grandi difficoltà nell'avere una copertura territoriale importante, proprio perché ci sono televisioni che non riescono a governarsi le loro 6, 5, 6 reti che hanno a disposizione, quindi cedono anche piuttosto facilmente addirittura l'autorizzazione, non soltanto l'esercizio di poter trasmettere o diffondere. È vero, però noi non abbiamo detto no, noi abbiamo detto siamo disponibili a valutare qualsiasi formula che possa dare premialità alla buona informazione, alla buona qualità delle TV locali. Quindi siamo aperti, sediamoci, una formula la troviamo insieme. E quindi questo importante è questo. Abbiamo anche ottenuto due risultati. Il primo è che entro marzo si costituirà il primo tavolo di lavoro tra Regioni, Corecom e Ministero a marzo, ed entro giugno verrà depositata un accordo sul tema insieme ad Agicom. Quindi noi pensiamo che a giugno saremo pronti a pubblicare il nuovo bando, da lì a un mese, quindi magari nel mese di luglio, con i nuovi criteri. Quindi sarà una cosa di questo anno e della mia presidenza. Bene, e io voglio ricordare che non è un caso, ma non voglio farti un complimento pubblico perché non ne hai bisogno, però non è un caso che nel momento in cui un uomo di televisione, perché hai le tue esperienze in televisione, è entrato nel governo del meccanismo radiotelevisivo con il Corecom, l'ABC della comunicazione intesa a livello legislativo
e di comunicazione è sicuramente cambiato. Abbiamo perso molto tempo prima. Tante difficoltà, erano anni diversi, erano, insomma, io rispetto anche di chi mi ha preceduto del lavoro che hanno fatto, mi sono trovato anche in situazioni agevoli su tanti aspetti. Devo dire che per la prima volta, però il dato è un dato certo, per la prima volta un vice ministro, il presidente dell'AGI come il presidente della conferenza delle regioni siedono al nostro tavolo, vengono da noi, vengono al coordinamento dei core, come si siedono e prendono, è la prima volta, non era mai accaduto, eravamo sempre noi con il cappello in mano a dover elemosinare un appuntamento. Quindi anche le regioni che erano sedute a quel tavolo con il presidente Brega, il presidente Errani, hanno testimoniato questa attenzione che c'è da parte delle istituzioni verso il nostro lavoro. È frutto di 3 anni di impegno serio, mio personale, ma di un esecutivo che ha lavorato e mi ha supportato in tutto, di ore e giorni di lavoro veramente significativo. Abbiamo voluto lavorare prima al nostro interno per migliorarci e presentarci come una squadra che potesse chiedere, perché fino ad allora le difficoltà, ancora oggi ce ne sono in alcune regioni, penso alla Campania, penso alla Sicilia e alla Calabria, per citarne alcune regioni significative anche sotto il profilo demografico e della rappresentanza, certo, del sistema televisivo, lì c'è ancora molto da intervenire. Però noi per esempio abbiamo, ormai tutti i Corecom italiani hanno le deleghe da parte dell'autorità garante. Io quando mi sono insediato alla presidenza non erano neanche la metà delle regioni ad avere questa delega, e ormai erano oltre 6-7 anni che si erano firmati i protocolli. Quindi abbiamo tutte le regioni hanno le prime deleghe e solo 4 regioni attendono di prendere le seconde deleghe. Quindi un sistema completato, io immagino che la mia presidenza completerà questo lavoro, e significa andare tutti verso la stessa direzione, con le stesse opportunità per i cittadini, con la stessa forza contrattuale verso questi organismi di cui ho parlato. Quindi per chiudere questa pagina, poi parleremo ovviamente d'altro, perché il Corecom è anche molto altro, forse ancora di più altro, io potrò riferire alla mia prossima assemblea che entro l'anno con ogni probabilità arriverebbe anche la buona novella secondo la quale anche i fornitori di servizi meritevoli, certo, avrebbero diritto a, e per noi è un bel modo di interpretare anche il nostro futuro. Peraltro voglio ringraziarti pubblicamente per il fatto che riesci a stare sul pezzo, passami un termine nostro giornalista. Ci proviamo. Perché stare sul pezzo vuol dire seguire anche quelle che sono le evoluzioni del mondo radiotelevisivo. Non so tu come faccio a trovare il tempo per farlo, però vedo che sei piuttosto documentato. Frutto della tua struttura aquilana che funziona come dovrebbe, o sei tu che riesci che, insomma, sono in difficoltà, però riesco, cerco di metterci il massimo impegno. Una struttura aquilana è una struttura molto solida, perché è stata costruita in questi 5 anni di lavoro. Noi eravamo due, al Corecom c'erano 2 dipendenti precari e un dirigente. Oggi c'è una struttura di 11 dipendenti, di cui 8 sono stabili, e abbiamo utilizzato tutte risorse estranee e esterne alla regione, con fondi che sono arrivati dall'AGI come dal Ministero, che non erano prevedibili prima, quindi non abbiamo appesantito, anzi abbiamo alleggerito le casse della regione e abbiamo valorizzato le figure che meritano. Oggi questo personale, io lo voglio dire, è personale che rimane oltre l'orario di lavoro. Oggi pomeriggio noi abbiamo avuto un incontro all'ufficio scolastico regionale e lunedì per mio personale non era obbligato a venire a questo incontro, perché alle 14 potevano andare a casa, sono state con noi a lavorare fino alle 5:05 quando sono ripartito 5 dall'Aquila, e portando a casa un altro risultato che mi piace raccontare, che è di strettissima attualità, di qualche ora fa. E noi abbiamo fatto con l'Università di Chieti e l'Università di Teramo un lavoro di media education formando gli insegnanti. Abbiamo previsto 100 posti, 100 scuole d'Abruzzo, hanno fatto domanda oltre 250 scuole. Abbiamo finanziato interamente con fondi del Corecom e dell'AGI come autorità garante. La cosa importante, a parte questo riscontro formidabile, gli insegnanti hanno chiesto di voler continuare questo percorso. L'ufficio scolastico regionale, sentito il Ministero dell'Istruzione e dell'Università, ha ritenuto di compartecipare per il secondo step a questo finanziamento, dicendo che il lavoro fatto è encomiabile, un lavoro che significa
far comprendere alle insegnanti che sono poi in contatto quotidiano con i ragazzi, gli studenti, i grandi del futuro, l'importanza delle nuove tecnologie, sfruttarle appieno, non solo dire come ormai è una prassi consolidata, attenzione, ci sono tanti rischi, i rischi ci sono e vanno come conosciuti, ma le tante opportunità del mondo delle comunicazioni e delle nuove tecnologie. Quindi media education vuol dire anche sfruttare le opportunità di lavoro, e oggi l'Ufficio Scolastico Regionale chiede al CORICOM di continuare e addirittura cofinanzia il progetto. Veramente un ottimo risultato. Che è frutto anche di una ramificazione sul territorio che sinceramente è frutto proprio del lavoro di questi ultimi anni, no? Io ricordo ci incontrammo a Roma, sì, più o meno un anno fa, e mi parlavi della possibilità di andare in RAI come CORECOM per le associazioni no profit. Stavi lavorando, sì, su quel progetto. Ho aperto il sito del CORECOM poco prima che ci raggiungessi qui in studio e ho visto un link che parla di operatività, non so se già in atto o meno, sì, sì, che vi ha portato anche ad aprirvi al mondo delle associazioni. Assolutamente, diciamo intanto ai telespettatori che c'è questa possibilità presso il CORECOM di sfruttare spazi in RAI ogni sabato dalle 10 alle 11.30, un'ora e mezza dedicata all'Abruzzo. E hanno fatto domanda a tante associazioni, siamo pronti a partire nel mese di marzo per le prime messe in onda. E sarà un caso questa domanda, ma come dire, anche questa è una notizia proprio di questa mattina, perché ho riunito il comitato e ho ampliato la possibilità, facendo una modifica del regolamento, la possibilità di beneficiare di questi spazi anche ad altri soggetti, sindacati, partiti politici, gruppi, associazioni sindacali, ho detto associazioni del mondo dell'impresa, insomma tanti altri soggetti che possono beneficiare, gli ordini professionali per esempio. Le questo è il link a cui facevamo, sì, riferimento, che la regia opportunamente ha aperto e che il, esatto, presidente ci sta dicendo è ampliato anche a soggetti. Il nuovo regolamento diversi verrà pubblicato sul Bura tra qualche giorno. Quindi perché l'abbiamo approvato questa è mattina. È un'assoluta anteprima anche è un'apertura, questa. È un'apertura proprio a 360 gradi. Tutti i soggetti possono fare domanda, perché anche lì il messaggio che la pubblica amministrazione deve essere utile concretamente al territorio, e la RAI ne è un esempio, nel senso la RAI è pubblica e quindi nessuno deve chiedere il permesso per poter rappresentare iniziative, territorio, cultura, volontariato. Adesso lo si può fare senza conoscere il capo redattore o il giornalista. Io credo molto in queste operatività, perché le sto raffigurando nella struttura che ho l'onore di dirigere, rapportandole sul territorio, un territorio molto vasto che vuole ambire a diventare un po' un riferimento tra le vallate del Tronto e della Vibrata, dando spazio proprio al mondo delle associazioni, al mondo cosiddetto sepolto, no? Che in realtà è così vivo che dà dimostrazione di efficienza assoluta, voglio dire. Anche il CORECOM Marche sta partendo con questo nuovo regolamento, quindi anche nella RAI Marche, TG3 Marche, si potrà beneficiare. Fai un po' di capofila in questo. Posso dire una cosa che mi imbarazza? La legge che istituisce questa possibilità, che non mi sono inventata io, c'è una legge, la numero 103 del 1975, non è stata mai applicata in Abruzzo, come in tante, nella maggior parte delle regioni italiane. Quindi io sono andato semplicemente a prendere una legge del 75 e a metterla a disposizione degli abruzzesi. Che la televisione di Stato deve mettere a disposizione dell'associazionismo. Certo. Come te la organizzerai questa cosa? Cioè, come il CORECOM riuscirà a renderla pratica per la RAI? Non ci sono format particolarmente elaborati che richiedono produzioni importanti? No. Allora, diciamo questo. Intanto che la RAI non ci è venuto molto incontro in questo, però era la legge che lo permetteva. Ti stanno cedendo degli spazi. Ci siamo imposti con molta determinazione. E quindi loro non mettono a disposizione le loro strutture tecniche, come in alcune regioni invece è avvenuto. Abbiamo messo molto più tempo in Abruzzo, le strutture non ci sono, però abbiamo trovato anche una formula per quelle associazioni che non hanno la possibilità di avere una propria struttura per realizzare il format, che deve durare dai 3 ai 5 minuti, che è molto per la RAI, insomma, la possibilità di avere un,
uno spazio significativo anche attraverso dei tecnici locali con una spesa che è simbolica, lo voglio dire 100 euro. Quindi attraverso il Coricom si può anche trovare questa formula, anche perché la RAI chiede una tecnologia particolare, oltre a una serie di controlli, perché la domanda va fatta al Coricom, il Coricom dà l'ok, fa una lista di messe in onda, la manda alla RAI, che la RAI Abruzzo, che la spedisce alla Commissione di Vigilanza RAI, che dà un ok formale. Tutto questo avviene in 15 giorni, quindi in un lasso di tempo molto stretto, quindi anche molte associazioni nazionali che hanno la ramificazione del territorio ne stanno usufruendo. Faccio un esempio, l'AIRC, Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, ha la sede a Abruzzo, la sede in provincia di Teramo. Passa per questo canale, passa attraverso ovviamente. Questo canale e poi ne può usufruire. Ritieni che sarà un successone? Perché ho l'impressione domande sono di tantissime. Sì, se certo. Già, noi ne mandiamo 10 alla volta, sì. Ne mandiamo a marzo le prime 10 per cominciarci a regolare e abbiamo voluto ampliare però perché riteniamo che le opportunità vanno colte al momento, quindi sì. Nella prima fase siamo andati un po' morbidi, abbiamo visto un irrigidimento da parte della RAI, allora abbiamo detto andiamo ancora più determinati. E a quel punto devono cedere, non possono hanno ceduto fare insomma. Li vedremo in marzo? In marzo, sì. Quindi è imminente anche sì, questo. Adesso la data non la so di preciso, però penso il secondo sabato, la seconda settimana di marzo. 3.500 conciliazioni in Abruzzo, perché non tutti, o forse oggi meno, insomma c'è stata molta comunicazione in questo e magari molte persone lo sanno. Per la sola telefonia voi avete fatto oltre 3.500 conciliazioni restituendo quasi 2 milioni di euro, 1 milione e 700 mila euro agli abruzzesi, grazie esclusivamente al vostro lavoro, dato eccezionale. Gratuito, peraltro, servizio gratuito, vogliamo spenderci due parole. La struttura del Coricom Abruzzo costa agli abruzzesi 400 mila euro, il comitato, il presidente, il sottoscritto, i quattro componenti costano agli abruzzesi circa 70 mila euro, tra indennità e rimborsi e spese varie. Queste, quindi totale, diciamo, siamo sui 500.000 euro. Il Coricom costa agli abruzzesi 500.000 euro. Abbiamo restituito nell'ultimo anno solo con le conciliazioni, dalle compagnie telefoniche, quindi Telecom Italia, Vodafone, PIT, tutte le compagnie telefoniche che conoscete meglio di me, oltre 1.800.000 euro agli abruzzesi. Ma in che modo? In che modalità? Io ho un problema col telefono, con la linea DSL che non funziona, un contratto che non viene rispettato. E attraverso il Coricom noi, il cittadino, può incontrare, o l'impresa, può incontrare l'operatore trovando un accordo. Chiusa la conciliazione, l'operatore nel 50% dei casi stacca un assegno davanti al cittadino e glielo consegna. Nell'altro 50% dei casi, entro 30 giorni, fa pervenire o tramite bonifico bancario o tramite assegno a casa il ristoro. Beh, vedete, questo è già straordinario per una pubblica amministrazione. Sicuro. Perché il cittadino fa una domanda, ottiene il risultato immediato, economico anche, quindi tangibile attraverso l'incontro, no? Ma secondo me la cosa più importante è la soluzione al problema. Non sono questi 1.800.000 euro che valgono e hanno un peso, ma è che da quel e momento giustificano in avanti il le cose e giustificano l'esistenza. Ma da quel momento io ho la soluzione al problema. La mia DSL in 24 ore viene riattivata. Io qui potrei citarvi tantissimi casi che riguardano l'ultimo, l'azienda di Tortoreto finita sui giornali. Io sì, quella che scrisse al presidente. Che scrisse a Chiodi. Io lessi quella notizia attraverso quell'articolo del giornale. Presi il telefono, chiamai l'azienda, feci fare la domanda di intervento immediato. In 3 ore l'azienda, dopo un mese di problemi, dovette all'esasperazione arrivare a fare un articolo e a scrivere al presidente della regione, in 3 ore fu riattivata la linea DSL attraverso il Coricom. Per un'impresa questo vuol dire tanto. Nella Val Vibrata e nella Val Tronto gli esempi ne potrei fare tantissimi, perché le difficoltà ci sono, sono state anche causa maltempo, quindi ripetitori che sono saltati, pali, semplici pali che sono caduti. Anche lì noi interveniamo con molto consenso, perché abbiamo intanto un contatto diretto con i vertici delle compagnie, ci temono e poi hanno capito adesso in questo spirito di collaborazione il valore della conciliazione anche per le imprese di telecomunicazioni, perché hanno un abbattimento feroce dei costi della giustizia ordinaria, quindi dei tribunali. Sicuro.
Una causa che si chiude al Corecom costa 11 volte di meno di una causa che viene chiusa in un tribunale per la compagnia telefonica e in più nel 60-70% dei casi l'operatore conserva il cliente, perché con l'incontro c'è la pacificazione, c'è l'accordo e c'è il buon esito sia per il cittadino che per l'operatore. Per il Corecom c'è solo la soddisfazione di aver portato a termine una conciliazione? Sì, ma è la cosa più importante, perché la nostra missione, il cittadino entra al Corecom e risolve un problema. Il Corecom Abruzzo vale il Corecom Friuli o il Corecom Marche o si viaggia ancora un po'? No, allora, devo dire che la nostra struttura è un modello nazionale, grazie al personale e al lavoro fatto in questi anni. Devo dire che è una stranezza che il presidente del Corecom Abruzzo sia presidente nazionale. Cioè, è una stranezza perché la Lombardia, potrei citare la Lombardia che è una regione fortissima, ma anche la regione Lazio, sono regioni che hanno decine e decine, centinaia di emittenti, hanno una forza nell'ambito della comunicazione, di fatturati, di bilanci, di forza che è straordinaria, demograficamente rappresentano quello che sappiamo, in termini di PIL rappresentano ognuna 20-30 volte la nostra regione, e quindi un povero ragazzino di provincia che si presenta a rappresentare tutti i cori come gli italiani, e per qualcuno ha rappresentato anche un sorriso sotto i baffi. Mi ricordo il mio candidato avversario mi chiamava il candidato bambino, no? E il bambino aveva poche possibilità di farcela. Oggi noi siamo stati confermati alla presidenza nazionale al secondo mandato. E il tuo avversario è diventato un ottimo collega? Un ottimo collega, fa parte del mio esecutivo e mi ha invitato a ricandidarmi, ha lavorato per la mia candidatura, ma anche le altre quattro regioni che non mi avevano votato all'inizio, nel primo mandato, sono tutte regioni che oggi mi sostengono, sostengono il Corecom Abruzzo come capofila in maniera molto forte. No, questo è sicuramente ti dà modo di poter elevare un po', dico elevare un po', forse sto esagerando, però insomma non è che in quest'ultimo periodo, negli ultimi anni l'Abruzzo abbia sempre soltanto fatto parlare di sé per cose positive, quindi purtroppo negli ultimi periodi solo di cose negative, anche per colpa di noi giornalisti in realtà, che ci divertiamo a farci del male come territorio, come regione da soli, tante volte. Non ti vuoi soffermare su questi fatti? Dirmi la tua? Beh, sono molto dispiaciuto perché l'Abruzzo ne esce sempre fuori con le ossa rotte. Dal 92 in poi è stata quasi una disgrazia, una iattura per questa regione, proprio della regione anche come istituzione. E addirittura nel piano nazionale si ragiona molto sulla efficacia della scelta della Costituzione delle Regioni, una scelta recente, se pensiamo alla Costituzione del 75 dell'Istituto Regione. Quindi l'Abruzzo, dall'arresto del senatore di Salini nella giunta democristiana del 92, ero in diretta televisiva, ecco, quando arrivò la notizia. Momenti brutti, sia con poi la giunta Pace coinvolta anche essa in situazioni, magari loro riuscirono a completare il mandato ma con problemi seri, Del Turco anche quella giunta, no? Molti arresti. Questa ultima indagine che riguarda 24 consiglieri regionali e il presidente Chiodi, se ne è parlato a livello nazionale, quindi non vorrei aggiungere nulla, voglio dire, mi sembra più leggera sotto il profilo dei contenuti dell'inchiesta, ma con un comune denominatore che non è pesantissima, però sotto il profilo dell'immagine di questa regione, perché dalle trasmissioni nazionali, ai quotidiani nazionali che hanno tutti i giorni, per 10 giorni, parlato solo di questo, no? E non è bello, purtroppo. Tu come ti interfacci con l'ente regione, tu Corecom? Devo dire la verità, non è che siamo stati molto considerati noi all'interno delle nostre mura, poi dopo, a parte i complimenti pubblici, i sorrisi accennati, e devo dire che noi abbiamo avuto un taglio del nostro bilancio del Corecom del 70%, le nostre indennità ridotte a simboliche rimborsi. E devo dire, per chi assume responsabilità di questo tipo, non è che abbiamo avuto molta attenzione, però noi abbiamo fatto con dignità, la volevamo fare, l'abbiamo fatto con passione. Devo dire, quando abbiamo chiesto anche con insistenza, abbiamo ottenuto,
Il problema è questo, che la politica, i politici non è che hanno ancora bene compreso il nostro ruolo, perché hanno da fare altro e quindi magari non si sono soffermati a capire il valore, anche per esempio del lavoro che abbiamo fatto sulla banda larga, sulla possibilità di utilizzare nuove tecnologie per il collegamento veloce ad internet. Addirittura non avevo mai parlato prima, devo dire in pubblico di questo, ma che un vicepresidente della giunta regionale, assessore Castiglione, abbia fatto una conferenza stampa raccontando di una iniziativa che noi come Coricom avevamo realizzato un anno prima e lui se l'è, come dire, rivenduta con un grande clamore, insomma, ci racconta molto di quello che è la considerazione che il Coricom Ma il ha avuto. clamore scaturiva da cosa? Dal fatto che lui aveva saputo venderla più del Coregom, o il clamore arriva dal fatto che lui non ne era a conoscenza? No, il clamore sta nel fatto che forse un assessore regionale debba raccontare cose che ha fatto lui e di cose fatte sicuramente ce ne saranno tante per un assessore vicepresidente alle attività produttive. Noi abbiamo fatto piccole cose, quella era una piccola cosa, ma era un segnale. Abbiamo permesso a 4 comuni dell'Abruzzo di avere un collegamento satellitare ad internet per il proprio territorio in wifi gratuitamente, tramite un decoder e il satellite, l'unico satellite che permette nel mondo questo collegamento veloce. Questo per dire ai territori, guardate che laddove la fibra ottica non arriverà mai, ossia Invece di proprio passare sotto, andiamo sopra. andiamo sopra, il collegamento è veloce, costa 100 euro il decoder, funziona, ve lo facciamo vedere perché in 4 comuni questa società che abbiamo coinvolto in Abruzzo li viene a installare gratuitamente. Era un bel segnale, è stata una bella attività perché ha funzionato e funziona. Però è una cosa piccola, insomma. Il nostro messaggio era questo: utilizziamo tutte le tecnologie che il sistema in questo momento mette a disposizione e cerchiamo come regione di finanziare i territori dove sarà difficile che i privati vadano a investire. È inutile che noi con i soldi pubblici creiamo un'infrastruttura a Pescara, perché a Pescara le grandi compagnie di telecomunicazione hanno interesse a creare l'infrastruttura Certo. perché sono zone di ritorno di mercato, le famose zone Normale. bianche, dove c'è un ritorno. Nel comune piccolo della Valle di Vibrata, che ha 1.500 abitanti, magari il privato non la porterà mai la fibra ottica, quindi non avranno mai la possibilità di avere la banda larga. Allora il contributo non nella grande realtà, Ma per ma la nella piccola. piccola realtà il contributo pubblico. Lì arriverà la fibra ottica, o il wifi o il satellitare attraverso il contributo della regione. Però devo dire che in quest'ultimo periodo c'è un'accelerazione molto significativa della regione su questi temi, quindi c'è consapevolezza che l'agenda digitale è fondamentale per questa regione come l'intero paese. Abbiamo scarsi 5 minuti ancora per poterci anticipare, perché qualcosa lo hai fatto, ma siamo stati fortunati, poterci anticipare qual è il sogno nel cassetto di Filippo Lucci, nel mondo che oggi è il suo mondo e che magari continuerà ad esserlo ancora per tanto tempo. Beh, io intanto sono a fine mandato, quindi io quest'anno completo il mio mandato sia alla Presidenza nazionale che al Corecom dell'Abruzzo, perché se non dovessi essere confermato, al Corecom decade immediatamente la carica di Presidenza nazionale che è legata. E quindi io ho iniziato un percorso anche mio personale di ragionamento su questa Sul possibilità futuro. concreta, nel senso di completare questo mandato con un grande bagaglio di esperienza, con una grande soddisfazione per quello che è stato fatto. E non so quello che accadrà, sinceramente, ma di cose da Ma il fare ne. futuro passa per la conferma Per questo lo o ritengo, mentalmente questo lo sei vedo anche difficile, questo lo pronto? vedo difficile. La conferma la vedo difficile, la politica fa scelte che non vanno a premiare spesso, a volte purtroppo, il lavoro ben fatto. E poi non è detto che non ci siano persone, anzi sicuramente ci sono sul territorio regionale molto più formate, molto più professionali e molto più
appassionate, questo, no? Quindi, questo si dice sempre, però dice, poi no, magari... ma è la verità, nel senso, bisogna essere soddisfatti, io sono soddisfatto di essere stato scelto, e qualcuno poi farà altre scelte, non bisogna prendersene a male, bisogna lavorare e dare, io darò tutto il supporto a chi entrerà dopo di me, perché questo è sinonimo di assoluta professionalità. Io Walter ho 33 anni. Sei giovanissimo. Il mondo è il lavoro da fare, è tutto avanti. Hai no? non una vita di più davanti, e quindi da fare. Corecom, cioè. Io qualcuno mi ha rimproverato di aver dato troppo al Corecom, nel senso, in questo senso, il Corecom non è roba tua, no? Quindi tu lo lascerai, e quindi potevi pensare anche un po' più alla tua carriera. In fondo era quello che volevo sapere anche, studiare. Un po' curiosamente. Non ho lavorato per questo, e quindi fino all'ultimo giorno sarò al Corecom con molta determinazione, ma no, non solo perché è opportuno questo ed è giusto, ma anche perché mi piace. Ma a te piace anche la televisione, però? Questi sono 5 anni di sofferenza, stare da quest'altra parte è dura. Appunto, dico. È dura. Piace anche quante la televisione. Quante volte mi sono detto avrei fatto questa domanda, avrei fatto questo servizio che non è stato fatto, questa domanda che non è stata fatta. Spero di tornare a fare la televisione, perché non lo escludiamo, insomma, ecco, da questa angolazione escludiamo. Oggi non escludo niente, neanche anche di fare altro, magari. Ti ringrazio. Grazie. Sei stato come sempre molto gentile. Ci ritroveremo, io mi auguro, quanto prima, chissà sotto quali vesti. Io ti auguro comunque di portare avanti questo lavoro, perché posso dirlo, li ho conosciuti tutti i tuoi predecessori, quindi nulla togliere a nessuno, ma il salto di qualità, il Corecom e l'Abruzzo lo hanno fatto con te, e questo è un dato di fatto di fronte al quale nessuno può dire nulla in maniera diversa. Quindi grazie. In bocca al lupo, Filippo, e grazie per essere stato ospite per la prima volta al Super J, una televisione che anche tu hai battezzato qualche mese fa. Grazie, buon lavoro e buona serata a tutti. Grazie, arrivederci con Super J, a domani. Ospite di questo spazio sarà Emiliano Di Matteo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.